Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi per voi andremo a cambiare le luci LED alla nostra Fiat 600. Come potete vedere dietro di me, qui abbiamo il faro a cui andremo a cambiare la lampadina alogena per mettere una nuova T10 LED. I prezzi variano, su Amazon la trovate 5 euro 4T10, quindi io vi consiglierò poi quelle in descrizione. Ovviamente sono perfette, fanno molta luce e sono molto prestanti. Per sostituire le luci di posizione andranno sui 10-15 minuti per farlo ed è un lavoro che si può fare tranquillamente con i fari attaccati. Ok, andiamo nel nostro faro. Come potete vedere adesso io l'ho già estratta la lampadina ed è accesa qui, ok? Qui abbiamo la nostra T10. E adesso andiamo a spegnere. Ok, qui ragazzi potete osservare la lampada delle posizioni estratta, già estratta. E come potete vedere è un po' deteriorata. Questa è la nostra lampadina T10. Per scovarla... adesso l'avete già staccata, ma lei è esattamente tra questa sporgenza qui in plastica bianca e il tappo che protegge le lampadine H4 degli anabbaglianti, ok? Quindi il mio consiglio è svoltare leggermente il tappo della lampadina, ok? Adesso io vi mostrerò dove va inserita. Vedete quel forellino che c'è lì? Quello è il forellino di incasso della nostra lampadina T10, ok? Entrerà perfettamente e grazie alla gomma che c'è intorno, vedete la guarnizione, farà da tappo e si incastrerà e terrà la lampadina. Adesso io estraggo la lampadina. Vedete, si può tranquillamente con una mano sola. Semplicissimo. Prendo la nuova lampadina. Su Amazon ve ne consiglio una un po' più prestante che ho provato su un'altra vettura e è sempre T10. La vado a reinserire all'interno del portalampada e su Amazon ve ne consiglio una un po' più prestante, nel senso che questa è già potente, ma su Amazon in descrizione ve ne metto una veramente veramente potente. Adesso andiamo a prendere la nostra lampadina e la andiamo a inserire in quel buchetto che avevamo visto lì sotto, che rimane lì, perfetto, che ci va un po' più di, non dico fortuna, ma un po' più di pazienza per centrare il buco. Ok, sono riuscito a inserire la lampadina, poi effettuando una leggera pressione, adesso una volta che vi faccio vedere il risultato finito, come potete vedere è bello potente, tanto sono le posizioni, l'importante è che sono accese, bianche fanno l'effetto più figo e più nuovo, perché ormai siamo nel 2023. E con veramente poco, 5 euro, fate un lavoretto veramente ad hoc. Un'accortezza del faro, vi dico solamente che quando voi andate a inserire la lampadina entrerà, ok, ma non entrerà tutto il bulbo, quindi voi dovete ruotare lentamente senza spingere forti, in modo tale che la lampadina ha due filetti ai lati, entri perfettamente all'interno del faro e poi girate, date ancora un mezzo giro in modo tale da bloccare la lampadina all'interno e lei da lì non si muoverà mai più, ok? Da qui è tutto, ci aggiorniamo per i prossimi video, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace, grazie, ciao!